Con decreto direttoriale numero 24 del 7 marzo 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili aveva già reso note le modalità di accesso agli incentivi al trasporto ferroviario intermodale, il cosiddetto Ferrobonus, con 44 milioni di euro destinati al biennio 2021-2022. Un aiuto allo sviluppo del trasporto delle merci su binari che riprende vita all'indomani dell'emendamento approvato nei giorni scorsi in Senato, che prevede la possibilità per l'autorità di sistema portuale di riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale, generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci. Ne abbiamo chiesto di più a Luciano Guerrieri, presidente dell'ADSP del Mar Tirreno Settentrionale. Sì, è molto importante che a livello nazionale si dia spazio alle politiche di intermodalità. Per quanto riguarda il ferrobonus e il mare bonus, i nostri porti sono estremamente interessati perché questi possono contribuire a, come dire, a mitigare, anche dal punto di vista ambientale, l'uso di alcuni mezzi che sono più inquinanti e che comunque, tutti insieme contribuiscono al miglioramento degli aspetti logistici. Noi, insieme all'Interporto, l'autorità di sistema e tutto il cluster livornese stanno lavorando per fare in modo, che ci sia un incremento del passaggio delle merci, da camion a rotaia e da camion a nave. Abbiamo progetti molto interessanti come il progetto TOR, ovvero sia, track on rail, cioè, camion su rotaia, che hanno però bisogno in questa fase di essere incentivati, così come l'incentivazione può servire per migliorare la possibilità di questo meccanismo, considerato che al momento attuale, fino a che non saranno realizzate alcune infrastrutture, ci sono alcune inefficienze che quindi rappresentano un aumento di costi e quindi da qui l'importanza dell'incentivazione. Quindi bene che ci siano ancora questi finanziamenti e che siano incrementati.